Accoglienza, sicurezza e mercato estero sono stati i temi al centro della 41esima festa della cooperazione di Bagnacavallo. Dal 27 al 1 maggio il mondo di Confcooperative si è ritrovato allo stabilimento di Agrintesa per affrontare, assieme alle istituzioni, tematiche di approfondimento sociale ed economico. Non è mancato, come ogni anno, l'intrattenimento, la promozione dei prodotti delle cooperative locali, la benedizione dei mezzi agricoli e la Santa Messa nel giorno di chiusura della festa. Al nuovo governo quello che chiediamo, lo abbiamo proposto in campagna elettorale facendo un incontro con tutte le forze politiche, certamente questo è il miglior modo di approcciarsi secondo noi alla politica. Quello che cogliamo prima di tutto e che abbiamo chiesto sul tema della cooperazione spuria, della cosiddetta falsa cooperativa, è una legge che ci permette di difenderci e di difendere la dignità delle nostre cooperative, la regolarità dei soci, lavoratori delle cooperative rispetto a un sistema che ci fa male a noi per primi e fa male all'immagine della cooperazione stessa. Questa è la prima cosa che chiederemo al nuovo governo. La festa della cooperazione qui a Bagnacavallo dimostra la vitalità e la modernità del sistema cooperativo. Un sistema fortemente legato al territorio, alle persone che ci abitano, che ci vivono e che ci lavorano. È, secondo me, il miglior segnale della modernità di un modello come quello cooperativo che tende a coinvolgere le persone e a farle diventare protagonisti del proprio lavoro, del proprio essere, del proprio territorio.